qui se vogliamo chiederle qualcosa in merito agli artisti. Rosanna Valdetti, così la ringraziamo per essere qui con noi. Ad esempio la Gintoni, che rovesciava, sì, ho fatto una lettura bellissima, sono molto attenta, veloce, ho preso artisti conosciuti, famosi, perché mi trovo davanti a condivido, addirittura Camilla Gilotto, l'ha detto anche una mia carissima amica, che è qui presente, una disegnatrice di gioielli, Silvia, appena ha visto le opere, lei ha realizzato insieme ad uno scultore famoso, Basile, loro hanno fatto un connubio di orificeria e scultura. La prima cosa che ha detto, guardando le opere di Camilla Gilotto, mi ricordano tanto le sculture di Basile. Le opere di Camilla, l'ho detto prima, lei usa un linguaggio fatto di elementi che appartengono a periodi diversi. Non li ho percorsi tutti, ho percorso, quando mi trovo davanti ad una platea così eterogenea, devo stare attenta, non essere troppo tecnica. Benissimo, Camilla è stata anche vista da molti critici come un artista vicino al cubismo, no? Per questa scomposizione e composizione della realtà. Bisogna stare attenti perché il cubismo poi ha tre fasi. Io in realtà ho letto in lei, ecco, un avvicinamento alle opere manieriste per la posa e anche per la ripresa del tema, visto che in mostra c'è quest'opera anche famosa perché è stata esposta alla Biennale di Venezia, e Kandinsky e Klee per l'uso del colore, ma non dimentichiamoci che Camilla usa una tecnica tradizionale, la pittura d'olio, che quando parlando con lei, con l'artista, ho chiesto come mai lei avesse scelto questa tecnica. La sua risposta è stata una risposta esaustiva, ha detto: io ho scelto la pittura d'olio ovviamente nei ritratti perché mi permette di avere l'opera davanti per più tempo. In una società dove siamo tutti portati, no, a correre, abbiamo giornate abbastanza frenetiche, sappiamo tutti che questa tecnica è una tecnica che richiede diversi passaggi prima di arrivare all'opera finale. Quindi Camilla sicuramente ha un rapporto, è l'opera d'arte, lei diventa un figlio, ma allo stesso tempo lei aiuta noi spettatori a partecipare con questo gesto manuale in maniera attiva e non passiva con l'opera d'arte, in una dimensione giocosa, però in un linguaggio sempre elegante, un linguaggio fatto che si rifà ai grandi temi del passato. Perché adesso vi lascio in compagnia di due esperti d'arte, nel senso che Gabriella la studia e Sandro Rinaldi la pratica, nel senso non è il suo mestiere proprio, ma è una grande passione. Sandro Rinaldi è cantierista e Alfredo, prego Sandro, vi lascio la mia sedia, non è cosa da poco, di aver battuto la testa oggi, ma soprattutto di realizzare opere splendide, la cosiddetta mail art, e guardate che meraviglia, l'arte in versione minuscola, tal cobollo, l'arte sulle buste, sulle cartoline, ecco, questo è Sandro. Sandro che non si fa certo dimenticare quando ci lancia uno dei suoi messaggi attraverso le buste, attraverso i bigliettini, perché lascia un'impronta indelebile che rimane nel nostro cuore e non resta chiusa in un cassetto. Grazie, Sandro Rinaldi. Scusatemi se leggerò perché ho un po' piccolo interesse, due ore fa sono un po' scosso. Allora, tra le tante idee sagge che spettacolo che ha trasmesso e che piano piano stiamo elaborando, ce ne sono due che mi piace ricordare. Pierpaolo ha detto e scritto spesso: stiamo uniti e faremo cose grandi, cose belle. Un'altra cosa che ha detto: lasciamoci trasportare dalla bellezza, liberiamoci dalle catene del perfezionismo. Non abbiamo paura degli altri, riscopriamo la fiducia delle persone. Ci sono cose che sono rimaste particolarmente impresse che in qualche modo mi hanno guidato in questo breve percorso. Io non sono un artista, anche se cerco di produrre piccole opere d'arte da anche per questo ho sviluppato un senso particolare di ammirazione per la bellezza,
4 anni per lavorare, ho cercato anche di costruire qualcosa che certamente è mille settori, ho cercato anche di costruire qualcosa che mi apparisse bello, che mi desse gioia e soprattutto che apparisse buono e ben fatto anche agli altri. E sono mosso con la mia testa, con le mie mani, con la mia faccia e i miei mezzi. Percorrendo le mie strade, non sono mai stata la politica o la sottopolitica. Bensì sono state gareggiate per volte con gli amici, con gli ideali, con contatto con persone sane e autorevoli, ma anche alimentando di tutto ciò con cui ho avuto affinità, anche persone esperienze e cose serie. Sono servite alle comunità. Un mondo vasto di relazioni, mezzi vissuti, uniti da interessi comuni e spesso non estraneo anche a cose semplici come l'ammirazione, l'antico, l'affetto. In questo modo è stato più facile vivere, condividere, costruire, amare, soffrire, produrre, o almeno il più limitarlo a modo mio tempo. Per questo sono qui. Cantiere e lavorare con voi ricreano questo spirito e vi ringrazio di avermi dato questa opportunità. Bertolini disse: la bellezza salverà il mondo. È bene che questo accada presto, prima che la bruttezza lo distrugga. Una previsione ambigua quella di Dostoevskij, ma niente di più attuale in una società che sembra dimenticare e negare questo canone essenziale. Si ripropongono infatti in termini drammatici di prevalere sulla bellezza e violenza aggressività di stato ambientale, che purtroppo sono termini migliori. Lascio ai critici, agli storici e ai filosofi il compito di definire cosa siano anche le cose e a maggior ragione il compito di indagare e descrivere le cause della loro odierna lontananza. Tuttavia, se non possiamo definire i requisiti, peraltro soggettivi e mutevoli della bellezza, sappiamo tutti da tempo che la bellezza è il metodo di cui la natura si serve per il suo perpetuarsi. La bellezza è necessaria alla vita e forse per qualche misteriosa ragione anche al cosmo, anche al cantiano cielo stellato che è sopra di noi. Il bello è la sedimentazione di storie identitarie di popoli, suggestioni sempre nuove per l'occhio moderno che non sempre riesce a leggere il compendio della grandezza della bellezza, quasi una opprimente inadeguatezza. Del resto se ne va. Sì, era un po' lungo, scusi. Del resto, ogni volta che ci troviamo davanti ad un'autentica opera d'arte, sentiamo come ogni suo singolo elemento sia insostituibile, necessario. E molte volte al folgorante rivelamento della realtà che l'arte ci offre, da quel momento lo avvertiamo come necessario alla costruzione di noi stessi e del mondo intorno a noi. Dunque ritengo che arte e bellezza hanno un tratto in comune, la necessità, e un fine comune. Infatti entrambi combattono quella morte che il tempo porta con sé per la sua crudele irreversibilità. La bellezza salva tutte le specie viventi, compresa quella umana. L'arte regala l'immortalità ai singoli, sto quasi per finire. Il valore del bello è nella sua irriproducibilità. Per questo occorre operare per una conservazione nel tempo, per trasmetterla alle nuove generazioni, che a loro volta dovranno fare la vita. Thomas Mann, morto a Venezia, espresse alcuni concetti relativi all'arte, tipo: anche sotto l'aspetto individuale l'arte è una vita più intensa. Poi disse, sempre dell'arte, essa dona, sempre dell'arte, felicità più profonda, sempre a proposito dell'arte, disse, avventure spirituali e immaginarie, e anche che l'arte ci dava, ci poteva dare un raffinamento, una curiosità di nervi, ossia una carica, la carica vitale che l'arte dovrebbe rinnovare. Abbiamo questa esperienza del cantiere con intensità, felicità profonda e curiosità di nervi.
come l'uomo reagisce alla bellezza della natura, creando per necessità il bello, così noi reagiamo alla bellezza di questo mondo, cercando di contribuire a migliorare e a far crescere il cantiere le sue molteplici idee. Grazie Sandro, grazie Gabriella. Allora, noi abbiamo concluso gli interventi che avevamo stabilito da scaletta. Naturalmente siamo tutti qui pronti a interagire con voi, quindi abbiamo l'evento che continuerà sviluppandosi su due fronti. Se ritenete, da questa parte possiamo ancora fare delle domande e se ci sono degli interventi, purché brevi, mirati e sintetici, li prendiamo in considerazione. Dall'altra parte io direi che possiamo cominciare una visita della mostra, approfittando anche e ancora della presenza di Gabriella e ovviamente degli artisti che sono qui. Dopodiché abbiamo, come dicevo, Diego Giardino, che è pronto a rispondere alle vostre domande, se ci sono domande sulla bellezza in tal senso. E poi ci sarà il bello e il buono dell'Italia, che potrebbe sembrare anche una metafora per il patrimonio artistico, no? Un patrimonio artistico remoto, il nostro, anzi trapassato remoto, che dobbiamo solo che proteggere, perché ce lo abbiamo. Non dobbiamo far altro che proteggerlo, dobbiamo smettere di ignorarlo, di avere dei beni così importanti che più delle volte così, ma sì, è lì, tanto è lì. No, non è lì, va protetto, è remoto e va protetto. Quindi ecco, questo è un po' il senso della giornata di oggi. Roberta, forse volevi intervenire? Ti è venuto in mente qualcosa? Come ho detto prima, pillole in questa fase, perché poi passiamo dall'altra parte. Grazie, grazie. Grazie. Un po' nelle vesti normali, diciamo. Io avrei dovuto preparare un intervento sul teatro, il teatro è bellezza. In realtà non l'ho preparato, però vorrei raccontare un po' quello che mi ha portato a iniziare questa esperienza nel teatro, anche se io faccio tutt'altro nella vita. Sono una consulente gestionale, sono amministratrice del mio comune e a un certo punto nella mia vita è arrivato il teatro. E il teatro è bellezza, perché il teatro è sinonimo di ricchezza. E perché il teatro aiuta le persone a essere liberi, a essere bene. E io credo che mai come in questo momento si debba iniziare un percorso individuale di libertà e di verità. Questo è stato un percorso anche un po' in alcuni momenti di grande felicità, in altri momenti di grande sofferenza, perché ti devi guardare allo specchio. Io penso che i grandi attori sono veri, sono liberi. E mi è rimasta impressa una cosa che mi disse una delle mie maestre di teatro, perché il giorno in cui iniziai questo corso di teatro c'era il mio sindaco, io sono amministratrice, c'era pure lui. E questa signora disse: beh, che ne pensa, sindaco, del fatto che c'è un'amministratrice che ha iniziato a fare teatro? E lui in maniera un po' così disse: e beh, vabbè, ma tanto noi politici siamo tutti attori. E la mia maestra disse: eh no, voi politici non siete attori, siete commedianti. E lì c'è una differenza importante, perché il teatro mi ha aiutato, anche facendo politica, a capire e a cercare di capire dove sta la verità e dove sta la libertà. E così inizi a mettere un po' a nudo la tua anima. Il teatro fa una magia, ti mette a nudo. Certo, non tutti hanno il coraggio e la voglia di mettersi a nudo, però questo è un momento storico molto molto particolare. Una delle opere teatrali che ho amato di più è stato Il sogno di Strindberg. E c'è a un certo punto un passaggio nel sogno in cui l'autore dice: cercare, anzi in realtà è la figlia del dio Indra che lo dice, cercare la libertà è l'unico vostro dovere nei confronti della vita. E noi siamo in un momento storico in cui probabilmente dobbiamo riflettere molto su questo, su quanto siamo liberi, su quanto siamo veri. E il teatro la fa,
questa magia. Probabilmente io credo e sono convinta che dopo un lungo periodo di grande bruttezza si tornerà alla grande bruttezza. Deve essere per forza questo. Deve esserci per forza un nuovo rinascimento. Io sono figlia di artista e mio padre mi ha insegnato a vedere la bellezza, a riconoscerla e a riconoscere anche la bruttezza. E non so l'amico misagista dove è andato, non lo vedo. Ah ecco, scusa, non ti vedevo. E, ecco, a me per esempio il teatro mi ha portato anche questo. Io prima mi truccavo e adesso non mi trucco più. Ma non mi trucco più perché ho proprio il desiderio e la voglia di guardarmi allo specchio e di vedere come sono realmente e di non far passare agli altri un'immagine di maschera che non mi appartiene. E il teatro mi sta aiutando anche nella politica a fare questo. Quando prima parlavo col potere, a un certo punto gli ho detto: non l'ho giudicato, perché il giudizio è una brutta cosa, bisognerebbe annullare il giudizio e il pregiudizio. Il teatro ti aiuta a mettere a nudo te stessa ma anche gli altri. E a un certo punto io ho visto il potere, e l'ho visto, falso, ipocrita, miserabile. Ecco, allora anche in questa fase di cambiamento, anche politico, inizia a essere facile, un po' attivando questo, un po' il metodo anche del cantiere, iniziare a riconoscere dove c'è la verità e dove c'è la falsità, dove c'è l'arroganza e dove c'è la libertà, dove c'è la furbizia e dove sta l'intelligenza. E il teatro ti porta ad aprire gli occhi su questo. Il teatro è bellezza, ripeto, il teatro è bellezza perché è sinonimo di ricchezza. E io ho scoperto grazie al teatro che non c'è nessuna ricchezza più grande se non quella del cuore, dell'anima e della mente. E io non sono brava a chiedere alle persone: iscrivetevi, fate, non mi appartiene. Però io credo che vorrei lanciare soltanto un messaggio. Noi siamo molto, prima Gina Gioia ha detto una cosa bellissima: nel cantiere stiamo facendo un esperimento, stiamo provando a modificare noi stessi per modificare quello che c'è fuori, perché noi stessi siamo imperfetti e noi stessi commettiamo un disastro a volte e cadiamo nello sbaglio, nell'errore. Però voi che siete qui oggi e che qualcosa probabilmente avete recepito, avete intuito, io vi chiedo di aiutarci, se potete, per quello che potete, a far passare all'esterno un nuovo messaggio, che deve essere un messaggio di libertà e di verità e di bellezza, perché io credo che se riusciamo ad andare su questo tragitto, su questo percorso, quest'Italia ce la farà, rinascerà, ne sono convinta. Grazie. Voleva farmi intervento anche tu, maestro, breve, beh, poi intanto ci diletterai di là nel foyer, però intanto ecco. No, ma io sarò brevissimo, veramente due parole. Siccome il tema è sulla bellezza, molti di voi si domanderanno come si fa a esporre delle donne con i capelli di rame, tutte grosse, con dei segni enormi, fatte di pezzi di bulloni, in una conferenza sulla bellezza. E allora, siccome pensavo a questo, vi racconterò un episodio brevissimo che mi è successo l'anno scorso quando ho presentato questo disegno. Io volevo infatti sapere tutto quando Gabriella ha risposto magistralmente, ma non voglio togliere la tasca, ha detto: beh, adesso ci dirà. Vabbè, vi spiego perché mi è venuto in mente questa cosa. Io ho fatto una mostra che si chiamava La forza e la bellezza. Era una galleria aperta al pubblico. Mentre io ero lì e aspettavo che entrasse qualcuno, è entrato della gente che conoscevo, qualcuno guardava, è entrata una signora abbastanza anziana, un po' bizzarra, con un cagnolino, ha cominciato a girare intorno e guardava tutti i miei disegni. Poi a un certo punto si è fermata e ha detto a qualcuno: chi è che ha fatto queste cose? Qualcuno gli ha detto: lui. La signora è venuta vicino a me, mi ha guardato e mi ha detto: queste donne sono mostruose. Era veramente arrabbiata. Poi mi ha guardato, forse ha visto
il mio viso sgomento da questa cosa, ma non sapevo che dirgli perché aveva ragione. Se una... mi ha guardato, ha preso il cagnolino in braccio e mi ha detto: però lei è bello. E è andata non è altro referenziale. Però io capisco che la signora col cagnolino si fosse domandata: ma per quale motivo questo signore deve rappresentare le donne enormi, grasse, con le muscole alla Schwarzenegger, con i capelli di rame? Perché la donna è bella comunque, quando dorme, quando è in piedi, quando cammina, se è grassa, se è magra. Io le faccio senza volti, perché ognuno ci può vedere chi vuole. E in effetti, se voi notate, queste veneti che faccio io, alcune sono addirittura sospese in amate per trasportare dagli uccelli, perché il titolo è La Venere di metallo ha il sonno leggero. C'è un po' di poesia, per carità, non lo voglio dire io, ma io cerco di mettercela, e c'è soprattutto molto amore per le donne, anche se sono mostruose, come ha detto quella signora col suo cagnolino. Mi ero dimenticata di dire, in realtà volevo terminare la mia, diciamo, breve, così breve, grazie, scusa, con una frase ripresa da Gandhi, cioè in realtà la bellezza poi non è una bellezza esteriore, ma è una bellezza interiore dell'anima. Quindi, facendo il discorso delle vene, Francesco giustamente ha detto, perché in realtà la bellezza poi è dentro di noi. Si dice sempre che chi è bello dentro è bello anche fuori. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata e della mostra, perché questo è un lavoro di squadra, non è il lavoro di un singolo, ma soprattutto vorrei ringraziare due ragazzi, Monica Pantano e Federico Mirvi, per aver aiutato Francesco a realizzare. Denominatore comune, che è quello della generosità e della sensibilità. Questa è la vera bellezza. Grazie a tutti. Poi è bello che giovanissimi abbiano aderito all'ideale del cantiere e lo portino avanti non soltanto idealmente, ma anche praticamente. Allora, c'è qualche altra domanda, spunto riflessivo, curiosità che vorrei rivolgerci? Vediamo se ci sono mani alzate in sala. Non ci sono. Benvenuta dottoressa Campisi, grazie. Mi pare di no, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa in merito a quello che abbiamo ascoltato, altrimenti ci spostiamo dall'altra parte, abbiamo di che ammirare. Ecco, Antonio Motteran. Faccio un augurio all'arte e alla bellezza. Grazie. Di resistere alla tentazione di non farsi comprare dal potere. E sta colmo di coraggio. Grazie. Elisa D'Ippolito vuole intervenire? Ci ha pensato, ha riflettuto. Una battuta di Elisa. Elisa. Ecco. Elisa. Elisa D'Ippolito, grazie. Brava, brava Elisa. Non so cosa dire, sono meravigliata di tutte queste persone che sono venute ad ascoltare i nostri libri, a dire. Io sono una psicoterapeuta e... Ecco, spiega perché parli così, perché parlano tutti dei libri. L'arte e la bellezza, direte cosa c'entra con te? C'entra perché la bellezza risiede in ogni essere umano, che si sia davanti, che mi regala la possibilità di attraversare la propria esistenza. Quindi, perché prima si sia molto filosofeggiato tra la differenza tra l'uomo e la donna, ieri era la festa della donna, per me la bellezza risiede nell'essere umano, quanto la realtà. Così. Basta.